Un grandissimo saluto a Linda Barbarino, ciao, ciao Linda, l'autrice di questo bellissimo romanzo d'esordio che si intitola La Dragunera. Io sono Laura Mollea del Premio Calvino e ho il piacere di fare questa presentazione perché Linda è stata una nostra finalista in occasione della scorsa edizione e adesso il libro è uscito. Oltre a essere una scrittrice, dalla quarta di copertina, leggiamo che è nata e vive a Enna, dove insegna italiano, latino e greco in un liceo classico. E quindi, come dire, un elemento interessante anche perché in qualche modo in questo romanzo si pesca dalla cultura classica, ma di questo magari poi parliamo più avanti. La prima cosa che mi piace dire della Dragunera è che si tratta di un romanzo estremamente potente, a mio avviso, che se ce ne fosse stato bisogno conferma ancora una volta la forza e la persistenza di una tradizione narrativa e linguistica estremamente ricca come quella siciliana. E questo romanzo viaggia su delle coordinate geografiche e temporali appena accennate. Intuiamo che forse siamo fine anni 50, primi anni 60, Enna e nelle campagne intorno. Alcuni personaggi ricordano ancora qualcosa della guerra, dei bombardamenti, ma tutto questo è, come dire, sullo sfondo. In primo piano ci sono due formidabili personaggi femminili. La prima, naturalmente, da nominare è appunto quella che dà il titolo al romanzo, però non c'è soltanto lei. La prima domanda che vorrei fare a Linda è proprio questa: chi è la Dragunera? Allora, intanto buonasera a tutti e consentitemi di dire che io mi sento emozionata come lo ero l'anno scorso, quasi come lo ero l'anno scorso a Calvino, qui a vedere Laura Mollea e a ricordare quel circolo, quel posto bellissimo che è il circolo dei lettori, l'atmosfera, la giuria, i lettori, e proprio il rito del premio Calvino che, cioè, dico, se dovessi dire, se qualcuno qualche prima o poi mi chiedesse con sui momenti più belli della mia vita, io metterei quello del Calvino volentieri. Quindi questo mi rende in questo momento particolarmente emozionata. E allora, la Dragunera. Intanto devo dire che io, non avendo avuto, cioè non pensando, non essendo sicura, ecco, di poter portare un romanzo a termine, tantomeno di pubblicarlo, di arrivare al Calvino, avevo bisogno di attingere ad una storia parecchio forte, quindi col fondo e il doppio fondo, quindi è una figura mitica, una figura mitica del mondo contadino, di cui da piccola mi parlava sempre la mamma, ma non tanto come racconto, come elemento pauroso, cioè chi è una dragunera, per dire, è una signora, una donna pericolosa che può portare nelle famiglie, può portare rovina, eccetera. Quasi una forma, quasi diciamo la stessa paura che ci poteva essere di una forza ancestrale, di una società matriarcale, ecco, in cui la donna aveva un grande potere e che quindi risulta pericolosa, tant'è che poco fa accennavi forse al fatto che io abbia attinto alla mia cultura, sì, perché in realtà potrebbe essere come gli dei olimpici maschili quando appunto si sostituiscono alle divinità, alle matriarcali, no? E quindi questo fa sì che la letteratura sia
sia sempre stata misogina, da Pandora a Medea, e per quindi la donna particolarmente intelligente è una strega, è una fattucchiera, Medea appunto è la figlia del sole e quant'altro, quindi la donna non può essere mai raccontata nella maniera più normale. Mi viene anche in mente Lesbia, che poverina, senza forse aver fatto niente di particolare tranne il fatto di essere una donna libera, viene descritta in un certo modo. E quindi la dragunera veniva nella fantasia dei contadini, era una tempesta che rovinava il raccolto nel mese di ottobre, e quindi, siccome era una tromba d'aria, veniva raffigurata con questi capelli ricci al vento e questa gonna nera molto, molto ampia, e che quindi portava distruzione. Nello stesso tempo, appunto, una donna che porta distruzione alle famiglie, che è pericolosa per l'uomo perché si credeva che addirittura lo rendesse impotente. Tutta questa serie di cose mi facevano sentire un tantino sicura di poter portare avanti una storia, e quindi di poterla creare, cosa che in realtà poco a poco sono riuscita a fare. Ecco. Sì, quindi la dragunera è, come dire, una presenza femminile di strega, ancorché abbastanza rarefatta nella sua presenza nel romanzo. Volevo anche che fosse una proiezione dei personaggi, fosse metafora di tante cose, e nello stesso tempo fosse quella che noi in Sicilia abbiamo l'angiuria, il nomignolo, quindi una donna pericolosa che magari, senza che lo fosse realmente, quello che gli altri pensano di lei, tant'è che mi è piaciuto che è venuto fuori questo personaggio che forse parla poco e si vede poco, perché forse in particolare è una proiezione delle paure degli altri, delle paure degli altri, e anche perché significa, cioè, è il punto di riferimento, vabbè, il negativo per la parabola discendente negativa di tutti i personaggi, e quindi per questo a volte si vede poco e parla poco per questo motivo, anche se è presente ed è l'elemento che fa paura a tutti quanti. Certo, incide sul destino un po' di tutti. E accanto a lei, questo altro personaggio assolutamente affascinante di Rosa Scialandra, che è, direi, altrettanto protagonista. Innanzitutto perché a lei è dedicato l'incipit. E poi perché c'è un, come dire, intorno a lei ruota come sottotesto, per tornare di nuovo alla cultura classica, il mito di Proserpina, perché c'è tutta questa, ecco, hai voglia di raccontarci, perché voi lì da quelle parti a Enna so che per questo mito avete alcuni, come dire, luoghi importanti che forse noi conosciamo poco. Vabbè, Enna intanto è stato, dopo Eleusi, il posto dove il culto demetriaco era molto presente, quindi qui venivano da tutta la Magna Grecia proprio per adorare la dea. Quindi, tra l'altro, Cicerone proprio ambienta qui vicino il mito di Proserpina, che venne rapita da Plutone e venne portata agli inferi proprio qui sulle sponde del lago di Pergusa, quindi ce l'abbiamo molto viva. Ovviamente mi era passato di mente di narrare una cosa del genere, ma non ci ho provato neanche, per non essere didascalica, noiosa, per non dire, ovviamente, per non andare in una cosa conosciuta, ma di fatto è come se io lo avessi sfiorato, e mi ha fatto proprio piacere nella scheda del Calvino che questa cosa sia stata notata, benché è una parte molto breve in cui io accenno al fatto che Rosa veda il proprio destino accomunato a quello di Proserpina, che anche lei fu rapita per andare agli inferi, come lei si sente rapita per diventare buttana, perché ovviamente è un personaggio che non ha scelto affatto il proprio destino, ma che si trova ad interpretarlo per la miseria, per la situazione in cui si trova. Tra l'altro riesce, dal mio punto di vista, ad essere più autentica di altri personaggi, proprio perché non lo accetta questo ruolo, e quindi si può permettere di essere autentica, nel senso
quello che io, vabbè, parlando, cioè pensando anche io al mio romanzo, perché anche io adesso divento una lettrice di ritorno sul mio romanzo, nel senso che lo rileggo e ripenso a tante cose, e forse Paolo è il personaggio che ha lo scacco maggiore tra i personaggi, proprio perché lui si cala a forza dentro il doppio ruolo che la società e lui stesso cerca di darsi, quello del capofamiglia al posto del papà e anche quello dello sciupafemmine per forza, del gallismo, ecco, che noi abbiamo potente. Invece Rosa, proprio non avendo scelto questo ruolo, può permettersi di essere veramente autentica per quella che è, di vivere sentimenti di amore autentici, mentre invece Paolo, pur provando forse lo stesso amore per quanto l'uomo per quanto lo può provare dal punto di vista maschile, che è diverso l'amore che può provare un uomo, non si può permettere di dichiararlo questo amore per Rosa, e quindi va incontro ad un destino forse più tragico per questo motivo, perché trova sicuramente una donna peggiore di Rosa, e nello stesso tempo perde la sua forza di la sua masconinità su cui tanto contava. Certo, e quindi c'è questa cosa assolutamente interessante, no? Di due personaggi femminili che sono anche due, come dire, elementi cardine di rappresentazione femminile, no? La strega da una parte, la puttana dall'altra, ma poi su questo torniamo, perché nel frattempo hai nominato altri personaggi, e si tratta di un romanzo che ha una folta galleria di personaggi, tutti estremamente ben costruiti, estremamente convincenti, a partire proprio dalla famiglia dei Ferrito, no? C'è Lontano, il capofamiglia, c'è la moglie, donna Angelina, ci sono i due figli, e dentro a questo quadro familiare c'è un elemento tragico fortissimo, no? Perché i due fratelli sono destinati a non andare d'accordo. Biagio si è, come dire, la colpa di essersi trasferito per alcuni anni al nord a fare il questurino, e lasciando Paolo da solo a faticare. E poi è tornato, ma il dissidio non si risolve, e anche i due anziani, Tano e Angelina, su questa modalità di, come dire, come gestire questo elemento tragico si contrappongono, e quindi c'è tutta questa dimensione che e poi la scelta, come dicevi, di Paolo di sposarsi con una donna che non ama. Adesso non raccontiamo troppe cose della trama, perché sennò togliamo troppe cose di interesse, troppi elementi di interesse ai lettori. Però ecco, volevo aggiungere che accanto a questi due potentissimi personaggi femminili c'è un mondo intero estremamente affascinante, ecco. E poi un'altra cosa che io, leggendo il romanzo, ho percepito, e poi chiederò a Linda in questo senso, è che sì, c'è una ambientazione precisa, ma dall'altra è un po' come se questa storia stesse fuori dal tempo, no? Innanzitutto perché alcune categorie vanno al di là degli anni 50 e 60, a partire da quelle femminili che abbiamo nominato prima. Poi perché appunto c'è il sottotesto legato al mito, e per le tante cose che succedono, e che quindi mentre leggiamo siamo spinti a fare delle riflessioni che riguardano anche il nostro presente, non necessariamente solo quello siciliano. Ecco. Sei d'accordo con questa mia lettura?
Sì, vabbè, hai dato tantissimi spunti. Allora, intanto, vabbè, il fatto che Biagio vada via diventa veramente una colpa. È come se avesse abbandonato l'Oikos, cioè, quindi è questo, lui toglie l'aiuto alla famiglia, costringe questo fratello a fare, e poi non dimostra la forza di carattere che dovrebbe avere. Poi, vabbè, la famiglia, questa famiglia che io ho voluto descrivere, anche perché, vabbè, con tanto affetto per questi personaggi anziani, e che forse sono quelli che più corrispondono al mio ricordo di persone che ho conosciuto, e che quindi proprio in questo vincolo fortissimo che lega i due anziani, e che è un vincolo di complicità, forse si esprime l'amore più compiuto dei personaggi che ho presentato. Veramente questi due anziani che hanno vissuto insieme tutta una vita e che litigano, sì, per carità, ma litigano per un interesse comune, sicuramente lo fanno con grande affetto. E poi aspetta, mi sono persa quello che mi avevo detto. C'è una questione di ambientazione temporale che andava al di là del momento storico. Intanto devo dire, io ho attinto ai miei ricordi, ai ricordi dei miei genitori e di altre persone, e nello stesso tempo il fatto della temporalità è determinato da un elemento, non solo quello ma altro, il fatto della grande nostalgia per un mondo scomparso, che io ho avuto, mi sento quasi il privilegio di avere conosciuto, ma non che fosse particolare, il fatto è che era sfuggiva alle leggi dell'omologazione della liquidità, ecco, in cui oggi noi ci troviamo, che quindi nel bene o nel male quelli erano dei personaggi autentici, ovviamente vittime di una società ovviamente dura, di una situazione dura, per carità, però erano situazioni molto molto autentiche che io ho voluto descrivere, perché proprio ce l'ho dentro di me come una grande nostalgia. E poi ovviamente la temporalità dovuta al fatto che, certo, in Sicilia gli anni 50 sono diversi dagli anni 50 di un'altra parte d'Italia, e poi della Sicilia dell'entroterra, non dimentichiamo questo, perché ovviamente da noi è molto diverso, come può essere rispetto a Catania, Palermo. Ovviamente io vivo nel centro della Sicilia, in un paesino chiuso di montagna, e che adesso magari appunto cerchiamo noi, cercando la modernità e quant'altro, di cancellare quelle che erano delle caratteristiche proprie nostre. E infatti proprio per questa mia nostalgia eccetera, io devo dire che quando Enna divenne capoluogo di provincia, ci fu questa sorta di inseguire la modernità, di fare diventare Enna proprio un posto moderno, proprio perché era capoluogo di provincia. Quindi a parte la distruzione di tanti edifici per costruirne altri, questa architettura littoria un poco così, ma divenne anche un voler, secondo me, mettere ai margini la civiltà contadina, ecco, per cui anche una certa puzzetta sotto il naso nei confronti del dialetto, che senza tenere conto che il dialetto è una grande ricchezza antropologica, culturale, straordinaria, e ovviamente mi va il pensiero al grande Pasolini, non lo dico io ma l'ha detto Pasolini, che c'era un modo di essere diversi pur essendo italiani, e il dialetto diventa una grande ricchezza, tant'è che io, se non avessi attinto al dialetto, non sarei riuscita a scrivere questa storia. È stata la lingua che mi ha portato a scrivere la storia, cioè l'andare a ricercare un modo, perché la lingua significa un modo di essere, di pensare, di affrontare la vita. La lingua che ti racconta i sentimenti, le tragedie, ti racconta le storie. Già, perché io quando appunto nei tentativi che volevo scrivere un romanzo avevo cominciato con l'italiano, ma era sempre una cosa come una telecamera lontanissima. Invece quando cominciavano a venirmi fuori questi personaggi, io li volevo fare agire, ma li dovevo fare parlare in una certa maniera, altrimenti non potevano vivere questi personaggi, non potevano esistere. E quindi, cioè, il resto, vabbè, è stato un modo di aggiustare il dialetto e renderlo italianizzato, ma senza sconvolgerlo, perché io ho costruito la sintassi per come la penso in dialetto, e quindi sì, comprensibile, tranne le parole particolari, che ovviamente penso che a volte non ci sia neanche bisogno di comprenderle, perché si comprende tutto dal contesto, e quindi è il suono che mi piaceva. E poi tutto il resto è un lavoro che ho voluto fare sulla pagina, che è un po' quello che mi è piaciuto fare da artigiana, ecco. Mi piacerebbe essere considerata un
un'artigiana, che è la dimensione più bella dello scrittore, perché spesso magari ci si aspetta, oppure lo scrittore come opinionista, come accademico e quant'altro, invece la dimensione dell'essere artigiano è, nella pagina, è una cosa bellissima. Penso il piacere che può provare il cuoco, il falegname, l'artista nel creare una cosa, il cuoco che mette, prende gli ingredienti, attinge ovviamente a tutta la sua esperienza, anche in maniera inconscia, dicevamo il mondo greco, eccetera, ma non in maniera consapevole, magari vengono fuori i miei studi, ma non tanto in maniera accademica o didascalica, ma proprio come piacere di narrare il mito, ecco. E il resto appunto è tutto lavoro sulla pagina. Per questo io ringrazio ovviamente la modernità, perché con la mia grafia pessima e le mie cancellature continue, poi sulla pagina ci ritorno centinaia di volte, avrei fatto grandi macelli. Invece il fatto di poter lavorare su una pagina che, anche se cancelli, scrive eccetera, resta pulita, è stata una grande cosa, una grande bellezza. Quindi la scrittura come è veramente il vaso che mi ha aperto un mondo, altrimenti non sarei riuscita. Beh sì, sicuramente la lingua è un altro degli elementi importanti, no? E anche le scelte che per forza di cose hai dovuto compiere, perché è, diciamo così, un impasto, no? Tra italiano e forme dialettali. Tra l'altro leggevo qua nei live comments che compaiono al nostro fianco, sì, c'è qualcuno che scrive: sto leggendo il libro, molto coinvolgente, ma il dialetto siciliano non è facile da capire. Hai voglia di... Beh, in parte hai già risposto. No, però io dico una cosa, poco fa ne parlavamo, tra le recensioni c'è stata quella molto, ma molto bella, di una norvegese, ecco. O anche, vabbè, ovviamente il premio Calvino, ma poi la casa editrice milanese col Saggiatore, quindi devo dire che ho capito che la lingua non è proprio un ostacolo così grande, perché ovviamente la singola parola, che poi tra l'altro, attenzione, a volte la singola parola può essere incomprensibile anche da un altro siciliano, perché non c'è una lingua codificata siciliana, per cui noi, avendo avuto dominazioni a Zinchite, ecco, consentitemi il termine, magari da qui a 30 chilometri abbiamo un accento diverso e termini completamente diversi e quindi incomprensibili, per cui io ho cercato sulla pagina di rendere il termine che magari avesse un suono e mi risultasse proprio bello a sentirlo e particolare per me, ma nello stesso tempo rendere la pagina comprensibile e poi, diciamo, lavorare sulla sintassi, nel senso, cioè rendere la sintassi per come, quindi costruire la frase, mettere nell'ordine le parole per come le diciamo noi in siciliano, e restituire più che altro la gestualità e i sentimenti, la tragedia di quelle persone che si esprimono in quel modo lì. Quindi dico, almeno tutte le giudizi e le recensioni che ho sentito, le persone sono riuscite ad entrare nel libro comunque, quindi anche la giornalista norvegese alla fine dice, e lei ha detto tra le altre una bella cosa, che anche siccome in Norvegia ci sono tanti dialetti, quindi lei capisce la necessità di dover esprimere certe cose solo attraverso il dialetto, e quindi non, questo romanzo non si poteva esprimere in altra maniera che attraverso il dialetto, e io ho capito che lei è veramente entrata nello spirito, ecco, del romanzo. No, ma di sicuro direi che nessuna altra formula avrebbe potuto essere efficace, no? E avrei qualche perplessità anche su, con un testo come questo, il glossario in fondo, o queste scelte, come dire, un po' così. In effetti è vero, di tanto in tanto leggendo ricordo di aver trovato delle parole e intuirne, ipotizzarne il significato senza averne la certezza, privilegiando però il fatto di continuare a leggere, come dire,
lasciarmi convincere dal suono della parola, ancora più che andare a cercare una possibile traduzione da qualche parte. Io Ma devo aggiungere che in questo cammino fortunato di questo romanzo ho avuto l'editor del saggiatore friulano e quindi dico questo mi dava anche certezza perché c'era lui quando mi diceva no, questa parte cerca un po' di diluire il dialetto, in questa parte va bene, oppure mi diceva va bene, io questa frase non la capisco ma mi piace e in ogni caso non è importante capirla. Quindi era... Ah, ecco, in merito a questo, raccontaci un po' com'è stato il lavoro con la casa editrice e gli editor una volta che c'è stata questa decisione Allora, no, di pubblicarlo. è stato un incontro bellissimo e poi ho trovato questo editor, ma tutti quanti loro, perché non l'ha letto solo il romanzo, ma c'è stato tutto, tanti l'hanno letto. E poi alla fine abbiamo fatto, quando lui mi diceva, vabbè, aggiungi qualche cosa, cambiamo questa cosa, perché ho aggiunto delle scene che magari lui mi suggeriva e che avevano una loro coerenza, eccetera. Ma dopo aver fatto questo lavoro, lui mi disse, adesso poi faremo il lavoro parola per parola. Ma io pensavo così, che fosse una frase tanto per dire, ma poi è stato davvero così, parola per parola, lui leggeva e mi proponeva la sua e quindi nei capitoli proprio un lavoro certosino, veramente, cioè che io non, ovviamente non ho nessun altro tipo di esperienza, però posso dirlo, grande, grande, grande attenzione al particolare e quindi poi lui stesso lo faceva leggere ad altri e quindi poi un'altra lettura, diverse letture veramente del romanzo è grande cura veramente. Il mio editor si chiama Giuseppe Favi e gli voglio rendere onore veramente, bravissimo. Lo diciamo ancora una volta per chi non avesse seguito dall'inizio, stiamo parlando di un romanzo pubblicato dal Saggiatore, non so se riesco, ecco questo, ecco, che si intitola La Dragonera, scritto da Linda Barbarino. E quanto tempo, cioè la gestazione dal primo giorno che hai incominciato a scrivere, a il lavoro dell'editing, quanto tempo ti ha occupato? Ma è stato un paio d'anni, 2 anni, 2 anni di lavoro duro, nel senso che la trama non era così fluida, ecco, come la leggo adesso, in cui le parti corrispondono, eccetera. E all'inizio mi ero un po'... perché, allora, la prima cosa che io ho scoperto è il linguaggio. O meglio, in un primo tempo io pensavo di scrivere in italiano, parlare di mio padre. Poi ho scoperto la lingua, ho scoperto questi personaggi che si muovevano e quindi non c'era mio padre, ma c'erano le storie che mi raccontava mio padre, eccetera. E quindi poi a poco sono nate le scene, ma salve queste due figure che mi hanno all'inizio preso, la Dragunera e la Sciandra, e poi nella trama un po' mi perdevo. È stato poi, dopo varie riscritture e capitoli che andavano da un'altra parte e complicavano anche in maniera farraginosa la cosa, che finalmente ho scoperto come collegare tra loro queste due figure. Quindi quello è stato il momento veramente in cui ho veramente sono riuscita a chiudere il cerchio e poi veramente volavo verso la parte finale, al finale, quindi poi veramente è stato bellissimo. Ho provato quel piacere lì che dicevo del cuoco, dell'artigiano, ecco, nel fare poi filare la storia, insomma, e portarla a compimento. Ecco, e dunque, allora vediamo un po'. Qui ci scrivono, penso che il romanzo vada letto almeno 2 volte per meglio gustarne le sfumature, che sono tante. Comunque ritengo che viene gustato veramente da chi ha la giusta sensibilità. E poi ancora, penso che la bellezza del romanzo sta proprio nell'uso delle parole siciliane, italianizzate a volte, la costruzione della sintassi in siciliano. Questa è stata una scelta vincente, premiata da una casa editrice quale il Saggiatore, che investe sempre su scrittori originali. Grazie Linda per questo meraviglioso romanzo. Grazie
Questa cosa in tanti mi stanno dicendo di leggerlo due volte, ma forse perché il fatto che fila, ecco, mi fa piacere. Il fatto che molti sono curiosi, come nei romanzi, che tu vuoi andare a vedere subito come va a finire, oppure la storia ti prende, e che poi magari invece vuoi rimanere sulla lingua, ecco, ritornare sul linguaggio. E dico, questo per me è una bellissima cosa. Anche perché diceva una mia amica l'altro giorno, è come quando tu prepari, diciamo, dei tempi, 2 anni faticosi. Nel senso che non era detto per me assolutamente che sarei riuscita a scrivere un romanzo e tantomeno a pubblicarlo, quindi è faticoso. E quindi è come quando tu prepari un pranzo che magari pensi alla spesa, tutto quanto, fai una cosa e poi un attimo gli ospiti lo fanno via. Quindi può essere un contento sentirsi dire che io in una notte l'ho divorato, pure oddio, io ci sono stata tanto tempo, e magari l'altro, vabbè, scherzo ovviamente. Beh, no, anch'io. L'ho letto 2 volte, la prima volta quando facendo parte del comitato di lettura del premio Calvino ci siamo ritrovati questo che era ancora, come dire, nel formato di manoscritto tra le mani, e subito, come dire, ha brillato di luce propria, nel senso che è una storia che rimane in mente, ecco, pressoché 800 testi, immaginate un po' voi, a volte le storie si confondono e si mescolano, però questo romanzo ha, come dire, è andato dritto in finale. E, la seconda volta, quando poi è uscito evidentemente il romanzo vero e proprio, e anche per recensirlo, per scrivere, e mi è di nuovo piaciuto tantissimo come la prima volta, forse, non so, un annetto scarso è passato fra una, o meno direi, tra una lettura e l'altra, ma assolutamente senza noia, senza cadute, senza momenti, come dire, come dice, vabbè, adesso cosa succede? C'è una tensione che parte dall'inizio e tiene dritta fino alla fine. Questa è un'altra cosa assolutamente affascinante di questo romanzo. Sì. Sicuramente, vabbè, perché anche io quando da lettrice non voglio annoiarmi, e quindi per me il ritmo è una cosa importante, e poi sicuramente anche dovuta all'insicurezza, e in questo caso l'insicurezza ha prodotto una cosa buona, nel senso che io non voglio scrivere delle pagine che magari già lo penso anch'io che non servono a niente oppure sono noiose, quindi cercavo di essere al massimo succinta e forte nel dare il ritmo e nel dare senso alla storia, ecco, nel portarla avanti. Ecco, senza risultare noiosa, ma per come anche io voglio leggere, mi piace leggere i romanzi, insomma, con un bel ritmo, ecco. Hai una copia sotto mano? Vorrei chiederti. La posso prendere? Ecco, dai. Se lo di là, sì, un attimo. Eccomi. No, ecco, vorrei chiederti il piacere di leggere, se voglia, l'incipit, perché penso che con il tuo accento renda molto molto meglio di quello che potrebbe essere se lo leggessi io, ecco, e quindi d'accordo. Per dare il gusto a quelli che sono i lettori, che saranno i lettori futuri, ecco. Sì. Rosa Chandra avrebbe dato qualunque cosa per tornare nella casa di quando era Carusa, per vedere anche una sola delle cuticchie che uscivano dal muro, pietre attaccate col gesso, grattato come se gliel'avessero sputato i topi mentre passiavano sulle pareti tutte gobbe, che quelli, i surgi, salivano ovunque. Seduta al tavolo della cucina, guarda le pareti pulite, sottili come carta velina, mentre pensa a quella casuzza là, dietro al Duomo. Osserva le cose che si è guadagnata col suo mestiere di buttana, una per una. La credenza, le sedie, la poltrona sfondata.
tutto pulito e ordinato, i centrini dietro, dentro la vetrinetta, le tendine alle finestre, le pareti lisce, da cui ogni volta sente il cliente di là che si sistema. E allora si alza a chiudere la porta, comincia a fare baccana, a smuovere forte le sedie. Ma quello di là, la cintura se la allaccia lo stesso. E lei non può farci niente, si schiarisce la voce e lei si sente aggrinciare la pelle e non di piacere. Un colpo di tosse più forte, ma più forte ancora, il rumore della cinta. Si sta aggiustando i pantaloni, quello che sta di là, che si è sfogato su di lei. Le arriva il tintinnio secco della fibbia. Ed è troppo. Cosa darebbe per trovarsi ancora in mezzo a quel tanfo di umido e piscio di gatto, nella casuzza col terrazzino in cima, i muri scrostati, il cesso in cucina e quelle risate mentre si arrampicavano lei e sua sorella sul letto la sera. Piano, che c'è la conca, tutta la cenere si butta sul letto. Che fate? Solo con Paolo è diverso. A lei che poi Paolo resta a parlare non le dà fastidio. Anzi, glielo sistema apposta il cuscino per farlo mettere comodo dopo che hanno fatto le loro cose nel letto. Lui si appoggia alla spalliera, a volte fuma, a volte no, e parla. Gli altri no. Con gli altri quello di dopo è tempo rubato. Lo fulmina con lo sguardo l'uomo che, rivestito, la raggiunge in cucina e la guarda con occhi di animale intorbiditi dal sesso. Con un cenno forte del mento gli indica dove poggiare i soldi e la porta. Non li guarda neanche dopo i clienti. Se potesse glielo strapperebbe il tempo che le hanno preso e la memoria, coi morsi e la faccia e il corpo, ogni cosa di lei. Là, là, tornarsene là almeno con la mente, in quella casa nella discesa stretta dopo la chiesa del Salvatore, attaccata alle altre casuzze, prima che sua madre morisse, prima dei pianti, le cose che non poteva capire, la vecchia che non aveva mai visto, che la prendeva in casa e lei la doveva chiamare zia. Di sua madre un ricordo lontano. Erano loro, lei e sua sorella, bambine, che continuavano a inseguirsi fino a che mani grosse le afferravano e si trovavano al buio, nel letto, mute, gli occhi spalancati ai legni del soffitto, le orecchie tese ad aspettare i topi che nel silenzio cominciavano a passeare sul tetto, da una punta all'altra punta, da una punta all'altra punta, a rotolare, inseguiti da un gatto. Grazie, grazie mille Linda. Credo che questo, più di tanti altri commenti, possa dare veramente il gusto di quello che è questa narrazione. Mi sembra anche che sia, come dire, un esempio efficace del fatto che sì, è vero che è intriso di sicilianità e di termini dialettali, ma fila assolutamente liscio e non rende gravosa la lettura, ecco. No, ecco, un'ultimissima domanda che vorrei farti rispetto alle cose che dicevamo prima, no? E per rimettere al centro queste due donne, questi due personaggi femminili bellissimi che hai creato. Al di là delle cose che abbiamo detto, no? Della Sicilia di un tempo, ma in realtà non solo di quel tempo lì, e poi il discorso del mito, quanto è stato importante per te mettere a tema la questione femminile, detto molto, come dire, in maniera sommaria? Queste due donne in fondo sono entrambe due diverse, no? Una strega, l'altra è puttana, quindi proprio destinate ad essere separate dalle altre donne, che invece stanno proprio bene dentro i loro ruoli, bene nel senso di che non sgarrano, e schiacciate da questa modalità di odio e attrazione che gli uomini provano per loro, no? E quindi sono, come dire, un tema a sé, a mio avviso. Sì, vabbè, intanto in Rosa e negli altri personaggi emerge il tema della sofferenza che riguarda tutti i sessi, e forse, vabbè, indirettamente anche la mia, perché io penso che per scrivere un romanzo c'è la voglia di raccontarsi anche indirettamente.
perché vabbè, mi viene in mente di dire questa cosa, cioè si scrive un romanzo a volte per darsi, come per usare una frase ordinaria, una botta di vita, nel senso che le sofferenze della vita alla fine li superiamo e le affrontiamo tutti, sta a vedere l'immagine che ti restituiscono le sofferenze della vita e le persone, per cui anche io per situazioni assolutamente diverse da quella di Rosa mi sono sentita messa in una categoria, oppure messa in un angolo da certe vicende, da certe persone che mi stanno accanto, e quindi avevo voglia proprio di uscire, quindi volevo narrare appunto una sofferenza universale, che certo la donna si presta a maggior ragione a ciò, è vero, perché di fatto, vabbè, altrimenti non potremmo, non ci sarebbe il femminicidio e quant'altro, le donne sono quelle che soffrono di più, soprattutto nelle società più dure, ovviamente quel tipo di società è molto dura, e quindi sì, entrambe sono donne che soffrono. Ovviamente la dragoniera è più forte, quindi lo affronta, capovolge la propria situazione di essere povera, beh, perché lei, ovviamente anche lei è povera, è una situazione miserabile da cui parte, e quindi anche lei si arrangia come può. C'è chi ci crede alla fattucchiera e magari ha un introito economico in questo senso, e l'altra magari è una figura più debole, più sensibile, e quindi ha un destino diverso. Ma sicuramente sulla macchia sociale, sulle donne, il ruolo che li porta sicuramente a soffrire di più degli uomini. Ma questo in tutte le epoche, in tutte le situazioni. Che poi, diciamo, le donne, essendo più profonde, non è vero che le donne stanno un passo dietro agli uomini, ma forse stanno avanti, perché sono sicuramente più complesse, più belle, cioè da narrare, più profonde. E l'uomo purtroppo lo vedo dentro un cliché più preciso, magari con questa voglia proprio di interpretare un ruolo, come dico prima, come ho detto prima, il fatto di essere dentro un ruolo, di cercare di interpretarlo al massimo, gli toglie tanta autenticità, ecco, e quindi lo mette un poco, un passo indietro, ecco, rispetto alle donne che esprimono il proprio modo di essere in maniera più forte. Perché per esempio c'è Donna Angelina, che è un grande personaggio, anche quello secondo me, quella che comanda veramente, però anche lei fa un po' la parte, ecco, perché la parte di quella che si fa a carrozza, di quella che vive un po' ritirata rispetto al marito, ma è un po' rientra nel ruolo della donna, ma che nella realtà comanda, veramente c'è la società matriarcale, cioè in tutti i sensi, in queste società antiche, cioè l'uomo fa quello che fa la parte del mascolo, ma è solo una parte, perché di fatto la donna è forte, e da questo romanzo secondo me esce, perché sono tutte donne molto forti e i maschi sono un po' indietro rispetto a loro, quindi fanno meno, ecco. Sì, no, ma è assolutamente vero quello che dici. C'è comunque una dimensione di sofferenza che riguarda tutti i personaggi ed è impossibile che sia diverso a prescindere dal loro sesso. Poi ci sono questi personaggi appunto che sono particolarmente forti, eloquenti e che rimangono dentro, ecco. Bene, io credo di capire che il tempo a nostra disposizione si sta esaurendo. E, se c'è qualcuno che vuole scrivere delle domande sui comments, abbiamo ancora 2 minuti per farlo. Beh, per adesso leggo soltanto, per modo di dire, complimenti. Non ci sono domande. Hai nuovi progetti? Stai cominciando a scrivere qualcos'altro? Sì, in realtà sì, perché non voglio assolutamente, presa questa, non questa abitudine, non è un'abitudine, è una forma bella che voglio portare avanti. E se in questo romanzo, come dicevamo prima, la storia è una storia mitica, io invece voglio entrare più in dettagli della storia, sempre nel dopoguerra, perché è un periodo che mi affascina molto questo, e su cui c'è tanto da dire, ci sono ancora tante storie da sviluppare. Poi il linguaggio è quello che già ho conosciuto, la voce.
ecco, il mio linguaggio, e quindi storie di quel periodo lì. La storia vista a modo mio, perché la storia senza il sangue, i sentimenti, il sangue nel senso, inteso, le vite dei personaggi non ha senso, però con un periodo più, riferimenti storici, ecco, più precisi, no? Non mitici, ecco. Ma i tuoi studenti l'hanno letto? E allora, ho studenti che erano miei ex studenti che l'hanno letto, e qualcun altro che sta cominciando a leggere. Quindi, sì. E cosa ti hanno detto? Intanto la meraviglia, perché dico meravigliati, ecco, perché magari a proposito del ruolo, gli ex studenti erano, mi vedevano come insegnante, oppure erano presi da tutt'altro, dalle loro beghe, e quindi non potevano immaginare una cosa del genere, e quindi è stata per loro una piacevole sorpresa, insomma. Non siamo entrati nel dettaglio, ecco, e quindi io non... benissimo, grazie mille Linda per questo romanzo che hai scritto, grazie. Saluto a Salvino, a Marchetti, a tutti quanti, e un pensiero ai finalisti di quest'anno che non avranno il piacere di essere al Circolo dei Lettori in quel bellissimo edificio, ma magari mi sento di salutarli lo stesso, e quindi di augurare loro emozioni belle che ho provato io e che abbiamo provato tutti noi finalisti dell'anno scorso. Benissimo, mi fa molto piacere, e quest'anno, come si sa, la diretta sarà in streaming, ma comunque cercheremo di fare onore ai nostri finalisti come sempre. Ricordo a tutti di dare un'occhiata sul sito per aggiornamenti e indicazioni di come sarà possibile accedere alla nostra premiazione. Grazie ancora a tutti, grazie Linda, un saluto, grazie. E arrivederci. Arrivederci, grazie.